Ciao raga, questo è il nuovo What I Tina Day ed è il primo What I Tina Day di Ibiza e lo sto registrando dal secondo giorno di Ibiza ed è per questo che la mia voce c'è ma praticamente non c'è. Questo bel panino che mi sono mangiata l'ho mangiato alle 4 e mezza di mattina in aeroporto e c'era dentro formaggio, speck e tipo funghi, crema ai funghi. Non me lo ricordo perché ero in uno status, non lo so, probabilmente stavo ancora dormendo. Una volta arrivati abbiamo pranzato. A pranzo siamo andate in un posto random e abbiamo preso questi tipo spiedini di pollo. Erano buoni, ma ovviamente li ho dovuti insaporire con un po' di ketchup. E poi accanto ci ho preso del riso che era al dente, ma nel senso durissimo, non sapeva di niente. E quindi ci ho messo poi tipo il pollo dello spiedino mixato con della maionese. E devo essere sincera, il risultato è stato top. Per cena abbiamo preso una pizza da Pizza Hut, cioè dei pezzetti. Era buonissima anche perché è la classica pizza americana bella alta e a me sinceramente piace, anche perché il formaggio era buono, l'impasto era proprio morbido, saporito, anche la crosta. E poi, essendo tornate dall'Ushuaia tipo alle 11 di sera e dato che dovevamo andare ad un'altra discoteca a mezzanotte, la pizza è stata insomma la soluzione preferita, ecco. E poi l'ultimo pasto della giornata, giornata un po' scombussolata se così vogliamo dire, è stato alle 6 di mattina con delle patatine mosce, però s'apprezza tutto alle 6 di mattina, del kebabaro di pizza, perché anche qua alle 6 solo i kebabari sono aperti, però noi li vogliamo bene, li apprezziamo. Ciao raga, stavo guardando nel mio bozze TikTok e ho trovato questo What I Tina Day dell'ultimo giorno di Ibiza che non ho mai pubblicato e quindi ovviamente ora lo pubblico perché è proprio il classico esempio di come ci siamo alimentate a Ibiza, cioè totalmente a caso. Questo giorno ci eravamo svegliate non consapevoli del fatto che non avremmo dormito per altri 3 giorni, erano tipo le 3 di pomeriggio quando siamo riuscite a pranzare. Ci siamo presi questi calamaretti fritti che erano spettacolari, la fritturina proprio buona buona da intingere in questa salsina che era tipo non salsa tzatziki e neanche salsa yogurt, però buonissima. Poi mi sono presa questo trancio di salmone che, raga, era spettacolare perché c'era tutta la salsa di soia da buttarci sopra e lo rendeva ovviamente bello salatino, buonissimo. Poi era morbidissimo e accanto patatine e le verdure, quindi top, bello bilanciato. Talmente bilanciato che poi abbiamo continuato con cosa? Con la pizza. Non ho preso questi strani perché non c'erano, però comunque mi sono ovviamente accontentata anche di questa margherita che era spettacolare. Poi, cioè, è bella alta, cioè non so se vedete la consistenza di queste fette, ma sono state top in questi giorni perché ogni volta che volevamo mangiare, ma non avevamo tempo, non avevamo neanche voglia di sederci, pizza ci tappava lo stomaco e si poteva continuare a bailar. E poi, altro pasto, altra pizza ovviamente. Questo è stato il mio spuntino invece delle 4 di mattina, prima di partire per Barcellona. Raga, questa pizza me l'ero presa anche il giorno prima, non avete idea di quanto sia buona, perché sopra c'era questa glassa al barbecue che non era totalmente liquida, era solidina, era magica.